la pasta fredda, pesto e paghino, che è un'idea ottima per tutti i tipi di rinfreschi, dai compleanni a quelli più importanti come comunioni, cresime. Oggi è un compleanno e farei. Allora, cuociamo la pasta al dente e poi la freddiamo subito nell'acqua fredda, così si ferma la cottura e rimane al dente. Ci si mette un po' d'olio d'oliva che io già ho messo qui. Poi metteremo, è molto semplice, metteremo il pesto, questo ovviamente è tanta, voi ovviamente ne farete di meno, il pesto, i pomodori patino, che poi va condito, ogni cosa a sé, la pasta è condita a sé, il pomodoro metteremo un po' d'olio d'oliva, un po' di sale, il sale all'ultimo del pomodoro perché il sale fa uscire il liquido del pomodoro, sennò dopo troverete troppo liquido. Vedete come si mette il sale, il liquido che tira fuori? E adesso andiamo a girare. Questa è un'idea ottima per i freschi, eh? Sia come figura che come bontà. Poi si servirà nelle pirofile. Lo dirò anche quando, che adesso sto facendo delle idee per rinfreschi di tutti i tipi, già ne ho pubblicato uno con tutti i link sopra per vedere come si fanno le pietanze, e questa sarà nella prossima idea di menù per rinfreschi. Pasta, pesto e patino. Io vi saluto.